Ciao a tutti ragazzi, rieccoci qui come ogni giorno, ore 13:30 per parlare insieme di Fantacalcio. Oggi, come avete visto dalla copertina, andrò a parlarvi nello specifico di quello che si dovrebbe fare durante un'asta in un Fantacalcio a 6 persone. Oggi inizio a parlare del Fantacalcio a 6 persone, nei prossimi giorni poi farò un video sul Fantacalcio a 8 persone, a 10 persone e a 12 persone, perché come vi ho sempre detto, a seconda del numero dei partecipanti, le strategie pre e durante l'asta dovrebbero cambiare di conseguenza. Prima di continuare, però, come sempre, mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, mettete like al video, iscrivetevi al canale e attivate anche la campanella per essere sempre aggiornati su tutto quello che succede di nuovo su questo canale, che siano video o che siano live. Adesso, sigla e poi partiamo. Eccoci qua. Allora, Fantacalcio a 6 persone. Beh, è una delle modalità che spesso i neofiti a questo gioco fanno, quindi è fondamentale sapere le cose che non bisogna fare assolutamente in questo tipo di fantacalcio. Beh, innanzitutto, ragazzi, una cosa che non mancheranno mai durante un'asta di un fantacalcio a 6 persone sono i giocatori da chiamare. Voi siete in 6, ogni squadra è composta da 25 giocatori, quindi 25, 50, 75, 100, 125, 150. Dovrete chiamare 150 giocatori. E anche se la Serie A non è più il campionato che avevamo negli anni 90, sicuramente ci sono tantissimi giocatori che possono essere interessanti da acquistare in una squadra del Fantacalcio. Quindi non dovete farvi prendere dal panico se magari quel giocatore in particolare che intendevate acquistare ve lo soffia il vicino di banco durante l'asta. Assolutamente, ragazzi. Se c'è un Fantacalcio dove spesso la strategia attendista può funzionare, è proprio quella a 6 persone. Iniziamo dai portieri. Sui portieri, invece, al contrario di quello che vi ho appena detto, non utilizzerei una strategia troppo attendista. Mi spiego meglio. Allora, se decidiamo di avere un big in porta, ci può stare, magari non spendere tantissimo per un nome a tutti i costi, ma il mio consiglio è quello di andare comunque a prendere il primo big chiamato. Se ad esempio viene chiamato Donnarumma, come primo nome, tanto per citarne uno riguardante le aste degli anni precedenti, beh, Donnarumma era un nome che se chiamato subito, solitamente poi veniva sempre pagato meno degli altri top che avevamo gli anni precedenti. Penso a Szczęsny, penso ad Handanovic. In 6 persone, che cosa succede? Succede che sicuramente ci sono almeno un paio di avversari che vorranno utilizzare la strategia degli incroci. E sicuramente a 6, essendoci così tanti portieri a disposizione, la strategia degli incroci è una strategia a volte vincente perché ti permette magari di avere il portiere della Roma, il portiere della Lazio e il portiere, non so, di una squadra tipo Sampdoria o Fiorentina pagati molto poco e quindi ti permette di risparmiare quei 30, 40, 50 crediti o comunque quel 8-9% di budget rispetto a chi compra i vari Donnarumma, Szczęsny e Handanovic, eccetera, eccetera. Parlo ovviamente degli anni precedenti. Allo stesso tempo, però, solitamente per esperienza, il portiere comunque è un ruolo molto importante. È vero, a 6 persone sicuramente il portiere conta molto meno che nei fantacalci a 10 o a 12 persone. Però, se voi vi rendete conto che tra i top e gli altri non c'è così tanta differenza di prezzo, il mio consiglio è comunque andate a prendere un top. Se invece vi state rendendo conto che tra i primi 3-4 top e tutti gli altri c'è tantissima differenza di prezzo, allora a 6 persone potete anche rinunciare al big, non è così fondamentale, e vi andate a fare un tris di portieri sfruttando magari la griglia portieri. Il mio consiglio comunque è di non andare a prendere tre titolari diversi, ma di andarvi a prendere
un titolare, il suo secondo e poi un altro titolare. Questo perché durante l'anno possono succedere veramente tantissime cose e soprattutto nei finali di campionato spesso alcuni primi portieri vengono messi da parte e vengono fatti giocare i secondi. Pensiamo ad esempio a quello che è successo l'anno scorso al Verona, nelle ultime 4-5 partite Silvestri non giocava più e giocava Pandur. Stessa cosa nel Bologna, ad esempio anche l'ultima giornata non aveva giocato Audero nella Samp, ma aveva giocato Letica. Nel Genoa stesso non aveva giocato Perin, ma aveva giocato Paleari. Nella Roma non avevano giocato né Mirante né Paolo Lopez, ma aveva giocato Fusato. Insomma, ne abbiamo viste veramente di tanti colori. Quindi, consiglio personale, se decidete di non andare su un top, a 6 fatevi primo e secondo di una medio-alta e poi un terzo che sarà un altro titolare di una squadra di media classifica. Ok? Vediamo la difesa. Qui un po' dipende se, come sempre, se avete il modificatore difesa o se invece non avete il modificatore difesa. Se non avete il modificatore difesa, sicuramente andrete ad optare per un 3-4-3. Qui o andate a prendere quel top o quel 2-3 top, diciamo, che fanno davvero la differenza in difesa a livello di bonus. Penso ad esempio, per quanto riguarda l'anno scorso, a quello che poteva essere un Gosens o un Hakimi. Oppure, se c'è un reparto dove potete aspettare, è davvero la difesa. Proprio è sicuro al 100% che anche se i vostri avversari hanno già preso 3-4 difensori e voi siete ancora a zero, in 6 persone riuscirete a farvi un'ottima difesa anche aspettando, anche spendendo veramente poco. E senza modificatore non ha assolutamente senso andare a investire troppo in questo reparto. Anzi, paradossalmente potreste farvi una difesa con 10, 15, 18 crediti di 8 titolari affidabili senza spendere davvero niente di più. A 6 persone è davvero possibile farlo. Se invece avete il modificatore difesa, il discorso cambia leggermente. Va detto che un po' come vale un po' il discorso che ho fatto per il top in porta. Per quanto riguarda il modificatore difesa a 6 persone sicuramente conta molto meno rispetto a un fantacalcio a 10 o a 12 persone. Quindi consiglio personale, non andate troppo a investire anche se ci fosse il modificatore difesa nella vostra difesa. Ovvio, se riuscite a prendere quello che negli anni precedenti era il Gosens di turno o l'Hakimi di turno, allora lì ci sta anche fare un investimento un po' più alto. Ma in generale, comunque, ripeto, ragazzi, riuscirete a farvi anche una difesa da modificatore andando a spendere veramente pochi crediti, perché l'offerta di difensori è così ampia che, siccome voi siete solamente in 6 squadre e dovete prendere 8 difensori, 6 per 8, 48 difensori sono veramente pochissimi. Quindi andate tranquilli e vedrete che comunque la difesa non sarà un reparto così fondamentale nel vostro fantacalcio. Arriviamo poi al centrocampo. Ecco, il centrocampo invece è un reparto su cui noi dobbiamo andare ad investire veramente, veramente tanto. Perché dobbiamo prendere 8 centrocampisti. Abbiamo 6 squadre, 6 per 8, anche qui 48. 48 centrocampisti sono veramente pochissimi. In Serie A, se c'è un reparto dove ogni anno c'è sempre una vastissima offerta di giocatori, è proprio il centrocampo. Qui, ragazzi, se siete soprattutto riusciti a risparmiare in porta e in difesa, voglio che andiate a prendere almeno, e dico almeno, 3-4 top o semi top a centrocampo. Siete in 6, farvi un centrocampo basandosi sempre su quello che era l'anno scorso, in modo da darvi un'idea più chiara, un centrocampo tipo Luis Alberto, Chiesa, De Paul e boh, Kessié è sicuramente fattibile. A 6 davvero vedrete che anche se alcuni top vanno a cifre veramente altissime, riuscite a farvi un centrocampo molto molto competitivo. Consiglio personale, basandomi sempre sull'asta dell'anno scorso in modo da darvi un'idea più chiara, evitate magari il nome che immaginate possa essere il più pagato dell'asta. Cioè, nel fantacalcio a 6, secondo me, vanno evitati proprio il super top 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 top, perché quello lì anche a 6 verrà pagato sempre di più. Ad esempio, l'anno scorso, se facevamo l'ast dopo le prime 2 giornate, magari uno come il Papu Gomez
è stato da voi il più pagato. Ecco, a sei persone andarvi a prendere Gomez, ipotizziamo, non so, un budget di 300 crediti, andare a pagare Gomez 70, quando poi magari i vari De Paul, Mkhitaryan, Luis Alberto venivano pagati 40, non ha senso, perché a sei avete la possibilità di prendervi due centrocampisti che poi fanno il doppio dei gol dell'eventuale big come Gomez allo stesso prezzo. Quindi, siccome non ha senso andare a spendere tantissimo per un big quando a 6 avete la possibilità di comprarne veramente tanti poco più bassi come valore, ecco, il mio consiglio è lasciate magari il top di ruolo, discorso che poi vale, andremo a vedere poi anche per l'attacco, e andatevi a prendere 3, 4, 5 giocatori di alto livello. Non abbiate paura di spendere. In un 3-4-3 a 6 persone è fondamentale avere 4 centrocampisti che ogni giornata vi possano portare dei bonus con regolarità. Dovete fare in modo a 6, secondo me, di puntare almeno sempre ai 3 gol. Ormai in Serie A si segna veramente tanto, io l'ho visto nei fantacalci a 10, che ormai a volte due gol non bastano per vincere, figuriamoci a 6, io ho visto dei risultati a 6, anche 5 a 4, 4 a 3, 6 a 5, dovete puntare ad avere 4 centrocampisti da bonus. A 6 lasciate perdere tutti quei centrocampisti che in fantacalci più numerosi possono essere utili come riempimento, quindi quei centrocampisti da 2-3 gol a stagione che prendono ottimi voti a 6, lasciamoli stare. Servono centrocampisti da bonus, servono dei top, quindi qua andiamoci a spendere. E poi arriviamo all'attacco, ragazzi. In attacco vale lo stesso discorso che ho fatto a centrocampo. Se pensiamo agli anni precedenti, un Cristiano Ronaldo ha senso a 6? Ha senso solamente se il suo prezzo non è molto più alto rispetto al prezzo degli altri attaccanti. Altrimenti, come ho detto per il centrocampo, lasciamo stare il top di gamma, il top di ruolo e andiamoci a fare un tridente delle meraviglie. Allora, a 6 vuol dire che ognuno deve comprare 6 attaccanti. Sono 6 per 6, 36 attaccanti. 36 attaccanti sono veramente pochi, quindi abbiamo la possibilità di puntare tanto sui top e a 6, il fantacalcio a 6, si decide sui top che andiamo a prendere. Se noi andiamo a sbagliare 2-3 top su cui abbiamo investito gran parte del nostro budget, allora facciamo veramente fatica. Non dobbiamo avere paura di spendere tanto per i top, perché tanto a 6, siccome l'offerta di giocatori è veramente molto molto alta, riusciremo poi a completare il reparto in maniera ottima anche con pochi crediti, cioè giocatori come che l'anno scorso all'asta potevano essere come ad esempio Insigne, Lozano, Quagliarella, lo stesso Berardi, sono giocatori che a 6 paghi veramente poco, parlo ovviamente di quello che erano le aspettative a settembre, quindi quei giocatori che inizialmente noi magari mettiamo in un fantacalcio a 10, in seconda o in terza fascia, a 6 li possiamo veramente pagare poco, quindi non ha assolutamente senso andare a spendere tanto per un giocatore solo e poi ritrovarsi con pochissimi crediti. Facciamoci il nostro tridente. Dobbiamo comunque avere una gerarchia almeno in testa anche qui inizialmente. Quindi ci andiamo a prendere tre super attaccanti da fare il nostro tridente e poi ci andiamo a prendere altri due attaccanti ottimi su cui abbiamo comunque fiducia e un sesto slot che anche qui può essere un ottimo attaccante. Secondo me, ad esempio, in molti fantacalcio a 6, uno come Simi l'anno scorso o non era stato preso a inizio anno o magari era stato preso come sesto slot. A 6, un'altra cosa fondamentale, consiglio personale, evitiamo troppe scommesse. Le scommesse hanno senso in un fantacalcio con tante persone perché sono quei giocatori che se poi fanno bene ci hanno permesso di risparmiare soldi all'asta da investire poi nei top e che magari appunto durante l'anno poi fanno bene. Ma in un fantacalcio a 6 le scommesse servono veramente a poco. Ovvio, se riusciamo a beccare quello che poteva essere il Vlahovic dell'anno scorso, tanto di cappello, magari lo paghiamo uno come sesto slot. Ma fare delle scommesse, soprattutto in difesa a centrocampo, su giocatori che poi, se va bene, fanno 3 o 4 gol, ha davvero poco senso. A 6 abbiamo la possibilità di andare sulle certezze. Abbiamo la possibilità di aspettare il momento ideale, da comprare.
in cui comprare all'asta. A questo riguardo io vi rimando al video che ho fatto sull'andamento sinusoidale dell'asta del Fantacalcio, perché comunque ci sarà sempre un momento dell'asta dove i prezzi si abbassano e a 6 persone, a differenza di tutti gli altri Fantacalci, in quel momento in cui si abbassano i prezzi possiamo veramente fare degli affari pazzeschi, andare a comprare dei giocatori a pochissimi crediti che poi ci possono fare la differenza durante l'anno. Ragazzi, io tutto quello che vi volevo dire su un fantacalcio a 6 persone ve l'ho detto. Sicuramente, altro consiglio che vi posso dare prima di chiudere è di tenervi magari un po' di soldi rispetto ai vostri avversari, perché se c'è una cosa sicura al 100% è che in un fantacalcio a 6 resterà fuori sempre qualche nome che poi durante l'anno uscirà fuori. Quindi essere poi i più ricchi nelle sessioni di riparazione è molto molto importante, vi permetterà di andare a comprare giocatori che si sono rivelati poi durante l'anno dei top, e li potete acquistare voi perché siete rimasti i più ricchi rispetto agli altri. Quindi un aspetto anche questo da non sottovalutare assolutamente. Io vi ringrazio, mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, lasciate il like. Attivate la campanella per essere sempre aggiornati su tutto quello che succede su questo canale. Vi ricordo i miei contatti, Instagram, mi trovate come The Real Profeta. E vi ricordo poi che per quanto riguarda questo canale sono attivi gli abbonamenti. Tra livelli diversi di abbonamento, se volete, le fasce Excel da portare alla vostra asta con tutti i giocatori suddivisi per fasce, vi basterà fare l'abbonamento più basso, quello da 1,99 € al mese. Io vi saluto, vi ringrazio, grazie mille e ci vediamo come sempre tutti i giorni alle ore 13:30 per parlare insieme di Fantacalcio. Ciao a tutti e alla prossima. Ciao!